Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo come avere questa dock stile Mac, ad esempio. Sfocciatore, si apre e scegliamo un po' cosa vogliamo aprire, no? Così. E tante altre, terminale, software center, calcolatrice, LibreOffice, tutto insomma. Allora, per prima di tutto apriamo l'Ubuntu Software Center. Eccolo qua. L'Ubuntu Software Center e scarichiamo questo programma, si chiama GLX Doc Cairo Doc con OpenGL. Una volta che abbiamo scaricato si aprirà questa finestra, cioè questa barra, per qua diamo anche gli Unity insomma, vedete che funzionano sempre come prima. Vabbè. Allora, poi una volta installato andiamo sull'home della Dash e scriviamo GLX. Ci uscirà un messaggio che se vogliamo attivare l'OpenGL, voi lo leggete e scegliete la vostra opzione. Una volta che abbiamo dato l'opzione, avremo questa dock che ha anche uno stile, diciamo, GNOME. Che meno opzioni, guardate, c'è l'accessorio, insomma, stile GNOME 2, la GNOME, quella vecchia, insomma. Possiamo anche personalizzarla facendo Cairo Doc e configura. E qua abbiamo tutta una serie di voci, ad esempio temi, se vogliamo scegliere il tema, vedete, c'è tutto. E adesso lo vediamo tutto cromato così, oppure alu neon, vediamo un po', ecco qua neon, poi c'è stile Unity, un altro stile Unity, un testo nero, cioè testo bianco, scusate, per testo nero. Square dock rings numeric panel, cioè ci stanno parecchi, neon, abbiamo già visto questo, vediamo questo qua, questo. Lo stile Mac. C'è anche lo stile Mac. Questo è il default, vediamo un po' stile Mac. Vediamo maniti. No, chiamiamo lo stile Mac. Vediamo, applica. Attendiamo. Ed eccolo qua, in stile Macintosh. Ed ecco, quindi abbiamo il nostro la nostra dock stile Mac, devo dire che è davvero molto bella. Questo stile qua mi piace di più, anche se ci sono questi gadget, insomma, che vabbè. L'orologio, vedete. È bello, è carino, mi piace. Vogliamo avere ad esempio file, si aprono la home, la nostra home, poi il menu applicazioni, sempre con così, il terminale, è fatto bene, mi piace, bello. Poi se vogliamo, non vogliamo più, diciamo qua, cioè clicchiamo sulla barra, Cairo Doc e facciamo esci. Esci da Cairo Doc, vediamo appunto così, ecco qua. E questo è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Il nome di questa applicazione lo trovate anche in descrizione. E ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti.